Volpine e volpine, benvenuti in questo nuovo video di Lies of P. Io sono Luigi e sarò pronto a condurvi in questa fantastica nuova puntata avventura. Scorsa volta siamo stati sconfitti da un boss inaspettato, un persecutore, che abbiamo avuto qualche problema con la webcam, speriamo che non ci siano più. E andiamo un po' a riaffrontare questo tizio. Vediamo se mi ricordo la strada che avevamo fatto. Eravamo andati. Ah no, di là, ok. Tanto mi arrivano messaggi dalla community. Grazie, grazie, grazie ovviamente a tutti quelli che mi sostengono e mi vogliono bene. Un bacione, vi adoro. Allora, eravamo andati di qui perché ero curioso. Volevo andare a parlare col gatto e la volpe, ma ero curioso di andare qui. Poi siamo arrivati qua, abbiamo affrontato questa bella trappola, vi ricordate? Ok, questi affari qui li abbiamo fatti fuori in maniera molto semplice. E poi siamo scesi qua sotto. Siamo andati lì sopra e siamo scesi qua sotto. Perfetto, ritrovata la strada. Ora il nostro amico persecutore ci aspetta, il superstite per la precisione, che sembra alla maschera del topo. Ok, dobbiamo sfruttare il tavolo. Questo attacco qui può essere. No, 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 no. Recuperiamo gli echi, ok. Intanto facciamogli anche questo che. Ah, non ti è piaciuto, tanto. Però non, ovviamente non gli rimane lo stato di elettrizzato come ai burattini. Ehi, ehi, no. Ah, aveva fatto il quarto attacco. Ha fatto il quinto, sesto. Quanti ne fai? Stai calmo, però. Stai calmo. Allora. Ok. Ok. Dobbiamo resistere un po' ai suoi colpi e poi colpirlo. Boh, va bene, ci sta. Anche questa può essere una buona strategia. Ecco, vedete. Ok, qua no, non possiamo pararci. Errore mio. Qui invece possiamo e dobbiamo sfruttarlo. No, non è entrato il backstep. Mannaggia. Dai! Lì c'era. Dovevamo sfruttarlo. Finirai prima o poi la stamina. Niente, oh, è infinita. E continua. Ah, l'hai finita, eh? Fatto 14.000 colpi. No. Ok. No, 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 non posso perdere stavolta, eh. Stavolta dobbiamo rimanere concentrati. Ok. Possiamo parare bene i suoi colpi, abbiamo una buona difesa, ho notato questa cosa. Sopportiamo bene i colpi, quindi. No! Ma vaffanculo! Via, 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 via. Ok. Via, no. Mio Dio! Che palle, che palle! Errore stupido! Ok. No, non devo togliere sta guardia. Ragazzi, scusate, sto facendo pettare. Ok. Ok. Va bene. Se riesco a recuperare una fiaschetta di Ergo sono contento. Mi basta quella fiaschetta! Porco demonio! Ok, primo try è andato. Di corsa. Subito velocissimi, andiamo e lo battiamo. No, si fa, è facilissimo, è molto semplice. Ho capito che posso sopportare molto di più i colpi. Ho una buona difesa e devo rollare di meno. Ho livellato il personaggio in maniera tale, quindi me lo devo ricordare. Non sono abituato a un personaggio del genere, però va bene. Cioè, vedete? Pac. I danni che mi fanno sono pochi in parata, quindi adesso ho subito pietra lunare del novilunio.
Buono così. Allora, scendiamo. Quindi. E poi se fa quegli sbagli lo dobbiamo punire. Tac, tac. Ecco. Questa era ottima. Recuperiamo gli ergo che sono importantissimi. Fa quella schivata che è fichissima. Mi piace. Si è incastrato. Ok. Se continua a tenere la guardia. No! Ok. E direi una curetta ce la facciamo. Bene. Siamo un pelino più della metà. E si può battere tranquillamente. Devo solo... No, non posso pararlo. Mi devo ricordare questa cosa qua. Questa è un'altra cosa che possiamo fare, la corsa. Ok. La schivata non è utile, qui è più utile la correre, perché... Ok, ottimo. Ragazzi, è una blind run, quindi è giusto patire ogni tanto, capire gli avversari come giochi, i nemici come sono fatti. L'ambiente la fa, in questo scontro l'ambiente la fa da padrona. Cioè sto cestino è una merda. Che ha messo il programmatore che ha messo quello cestino lì, il game designer che ha messo quel cestino lì è un bastardo, lo odio. Perché guardate, tutti i castri qui sei finito. Aia. Ottimo. Andato. Ce la possiamo fare, dai. Preso. Promessa del persecutore. Maschera del superstite. Mi spiace, Leo. Avevo paura di morire. Leo. E abbiamo aperto una porta. Ah. Questa qui è la porta dove possiamo farmare Ergo. Ok. Molto bene, molto molto bene, ragazzi. Devo fare ancora un punto forte. Mi ha ucciso, non ci credo. Non ci voglio credere. Allora, sconfitto il boss, andiamo lì, recuperiamo gli ergo, guardiamo un po' gli oggetti che abbiamo trovato, perché è importante un attimo guardare se c'è qualcosa di interessante in tutta sta roba, perché adesso è giunto il momento di scoprire cosa abbiamo del nostro equipaggiamento e iniziare a utilizzare qualche oggetto. Dunque, corriamo di qui, scendiamo di corsa, tanto questi qui non rompono. Scendiamo, salve. Tizio qui non c'è più, ovviamente il corpo non c'è. Qui sul tavolo ho delle sigarette. Ok, e qui abbiamo gli ergo nostri che ci aspettano. Okay. I nostri ergo. Ok. Mi fermer. Bellissimo. Guarda come arrivano degli ergo gratis. Guarda, eh. Pippripettenusa, dammi l'erghetto. Sei immortale. Sei immortale. Ok. Ergo. Cogito ergo sum. Quindi, penso dunque. Gli ergo sono il dunque. Bellissimo. Vabbè. Oggetti consumabili completo. Abbiamo nuove cose. Allora. Cella impulso, smerigliatrice, la lampada di Monad, l'extrema ratio e l'orologio da taschino delle fasi lunare. Ok. Poi abbiamo la pozione di emergenza di Gemini. Quando colpito protegge temporaneamente l'ergo di morte. In che senso? Cibo per il grillo burattino che riceve l'aiuto di Gemini. Se utilizzato quando c'è l'ergo di morte da recuperare, riduce la perdita di ergo causata dai colpi subiti. Ah.
protegge temporaneamente l'attuale ergo anche in caso di morte. Ah, ok. Ripristina la durevolezza dell'arma, carica il braccio a impulso, carica della legione, carica il braccio, la smerigliatrice elettrica, aumenta la resistenza agli attributi, quella speciale, quella agli attributi, rimuove le alterazioni di stato, rimuove le alterazioni di stato speciali e quelle degli attributi. Oggetti da lancio abbiamo 10 ruote dentate, un tubo affilato, due termiti, due cellule di lancio, una batteria di grande potenza che può essere lanciata e infligge danni da salto elettrico nell'area dell'impatto. Una catena che può essere agitata con forza e infligge danni da impatto a chiunque si trovi nell'area e ruota intorno ai nemici che colpisce. Gli ergo, quindi abbiamo diversi ergo, altri ergo, perfetto. E qui abbiamo i gesti che al momento non possiamo, non so come si usa. Non so come si usa il borsello rapido. Completo, abbiamo la maschera del superstite, la maschera da topo, indossata dal superstite, puzza di fogna e paura. I persecutori novizi di solito indossano le maschere animali decise dai superiori. Forse era proprio questo che aveva benedetto il suo destino. Ok, quindi abbiamo trovato questa maschera qua. Al momento io toglierei, non voglio niente. Gli occhiali li teniamo. Ok. Io vorrei capire come si usa il borsello. Se io equipaggio, per esempio, questo. Ok. No, 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 non so come si usa. No, non lo so. Vabbè, non importa. Perché vedete questa roba. Aspetta, aspetta un secondo. Se lì metto un gesto, vediamo. Tipo questo. No. Ah, cambia l'arma. No. Vorrei usare il borsello. Va bene. Ok, allora abbiamo sconfitto questa cosa qua. Bene. Possiamo. Abbiamo guardato un po' gli oggetti. Non abbiamo guardato tutti gli oggetti, perché qua abbiamo materiali di miglioramento, parte per modifica braccio da legione, potenzia la lama di un'arma normale fino a più 3, quindi possiamo potenziare la lama, aumenta la forza motrice dell'impugnatura, aumenta la tecnica dell'impugnatura, frammento di stella, si può utilizzare al richiamo della crepa di fronte a un'area del boss per evocare uno spettro. Bene, quindi quello evoca gli spettri. Abbiamo degli amuletti nuovi, guida ai luoghi di Krat da leggere e appunti di Cartesio. Il mio nome è Clark Shore. La gente mi chiama Dottor Panacea e intendo confessare i miei peccati. Questa è da leggere. Ho fatto innumerevoli vendite di medicinali dicendo che si trattava di una panacea. All'inizio nemmeno io ero sicuro del mio esperimento, la cura era davvero efficace nel neutralizzare il morbo pietrificante. E perché i registri dei grandi alchimisti dovrebbero essere sbagliati? So di averla rubata, ma ho seguito alla lettera il processo di produzione. La mia cura era perfetta. Cosa è andato storto? Non oso riportare in cosa si sono trasformati coloro che hanno ricevuto la cura. Era un vero inferno e quando ho capito che ero stato io ad aprirne le porte, sono scappato.
Come posso espiare i miei peccati? Volevo solo curare i pazienti e guadagnare qualche moneta in più. Sto morendo e questa è la mia penitenza. Ho anche il morbo pietrificante, ma non mi curerò. Preferisco diventare di pietra e morire di freddo. Dio, ti prego, perdona i miei terribili peccati. Ma non è dubbio. Ma non è che le persone, il morbo pietrificante ha trasformato in mostre le persone e di conseguenza i burattini le stanno uccidendo in maniera lecita perché stanno difendendo la città di Krat dagli umani pazzi? È una speculazione, non ne so niente. Ma se fosse, cioè, questa roba qui mi fa intendere questo. Perché? Perché lui ha trovato una cura che non ha portato a guarire le persone, le ha trasformate in qualcosa di orrendo, ce lo dice. Rivelazione scioccante. Perché se fosse così, i burattini sono buoni e i persecutori stanno sconfiggendo. L'unica cosa è leggere gli appunti di Cartesio del Grande Patto e scoprire che cosa ci riserva questa storia. Quindi, dirigiamoci ancora un pochettino avanti perché oggi abbiamo fatto solo un pochetto, poca roba. Io vorrei andare di qui a vedere cosa c'è oltre questa sfera. Vediamo un pochettino laggiù che cosa si cuela. C'eri tu, è vero? Me ne ero dimenticato. Ok, hai fatto la fine che ti meritavi. La domanda è per bloccare, cioè quella sfera si blocca? Cadrà? Qui no. Aia! Lo sapevo, ho accettato di prendere sta sberla. Va bene così. Qui c'è un oggetto. E in questo oggetto troviamo. Dun dun dun! Lama dell'ascia dei pompieri e impugnatura dell'ascia dei pompieri. Ragazzi, stiamo per diventare pompieri! Allora, ragazzi, io mi dirigerei verso lo Stargazer che dovrebbe essere da qualche parte di qui. Vediamo qui, sembrava una scala, non è vero. Dirigiamoci allo Stargazer che è di là. Ah, qui c'erano il gatto e la volpe di nuovo. Vediamo se hanno qualcosa di nuovo da dirci dopo che abbiamo parlato con Benigni. In bocca al lupo, amico mio. Riconosco un abile negoziatore. Papero, va bene. Si è riconosciuto un abile negoziatore. Allora, il gatto e la volpe sono stati molto sì, certo. Vabbè, va. Non hai la testa. Ok. Andato giù. Qua cosa c'è? Cosa ci si cela qui? Prenderò la scossa, vero? Eh sì, è dall'altro lato che si apre. Ma di qui ci siamo già venuti? Ragazzi, se il video viene un po' più lungo, però ci sta perché ve lo meritate. No, qui non ci siamo ancora stati. Mi sono perso. Beh, perdersi è il miglior modo per trovare nuove strade e nuove cose. Quindi imparate a perdervi, ragazzi. Solo così potrete ritrovarvi. Saggezza di Luigi. Ok. Liberata l'area, prendiamo questo frammento di ergo vivido, vediamo qui cosa si cuela qui dietro si cuela. Non è che qua, ah, qua, quella è una porta di un tipo un mini boss. Ampolla di resistenza agli attributi, cosa che potremmo utilizzare per sconfiggere il tizio là. So dove siamo! So dove siamo! Qui dovrebbe esserci lo Stargazer, qui vicino. Qui dove abbiamo sconfitto quel tizio! Attenzione! So dove siamo, aspettate. Se non mi sbaglio, si va di qua. Incredibile. Si va di qua. Si va di qui. Corriamo di qui, di qui, di qui, di qui, di qui, di qui, di qui. È tutto collegato. Ed eccoci qua, lo Stargazer! Fantastico! Molto molto bene. Ci fermiamo qui per oggi. Ragazzi, io spero che questo video di esplorazione vi sia piaciuto. Abbiamo affrontato un boss, abbiamo guardato gli oggetti, abbiamo scoperto una nuova zona, abbiamo
scoperto, fatto delle speculazioni che chissà se sono, saranno giuste. Mi si è spenta la luce dietro perché molto probabilmente scarica. Io ragazzi vi ringrazio per aver seguito questo video, spero che vi sia piaciuto, mi raccomando lasciate tanti mi piace, condividete il video e lasciate tanti commenti con le vostre idee e speculazioni. Non spoilerate, non voglio sapere niente. Ci vediamo al prossimo video, grazie dal vostro Luigi, Volpini e Volpine, un saluto al prossimo video. Ciao!